Powered by Card Game Club. E ben trovati, babe. Con l'ultima parte abbiamo finito quello che era il castello della lotta. Niente di che, anche perché però mi hanno fatto Visconte Born. Però suonava molto meglio Barone Born. Ma non ci interessa, noi adesso andiamo avanti e continuiamo la nostra avventura nella regione di Kalos. Parliamo con questo qua, va? E facciamoci una bella lotta come si deve, sperando che abbiano Pokémon al di sopra di livello 14. Smirgon, ma solo questo c'hanno, cacchio. A che livello è? Ce lo puoi dire, per favore? Io continuo a sputare addosso a Pikachu. Livello 16. Vabbè, dai. È quasi degno. Comunque, per quanto io mi ricordi, c'è la buon vecchia Energy Palla che funziona che tu più sei veloce più fai male. Quindi prima paralizzarlo e poi buttargli un'energisfera è la cosa migliore che si può fare. Guardate come va giù. Vabbè, l'avrebbe messo giù comunque sia. Se fosse stato un Pokémon più forte, decisamente meglio. Cioè, si sarebbe visto meglio. 301, 26, yeah. Pikachu vorrebbe imparare schianto. Sì, decisamente, fai dimenticare. Non mi ricordo se si toglie qualcosa. Infligge il danno al bersaglio con la coda, con una liana o simili. Pikachu, hai delle liane e non mi hai detto niente? Sì, facciamo dimenticare. Attacco rapido, dai. E via. Perché, no, per adesso le mosse rotte sono ottime. Cioè, le mosse elettro sono ottime, quindi è inutile lavarle. Anche perché attacco rapido, diciamo che non è poi tutto il suo granché in confronto a schianto, eh. Andiamo avanti. Qui c'è sempre tutto di più. E perché ci siamo fermati? Ma uffa! Certo, chi poteva essere? I ciccioni. Mi piacerebbe fare una lotta tutti insieme. E famola. Vediamo un po'. Tierno potrebbe fare coppia contro Vado, io con Magico. No. Capisco. Non ti piace prendere decisioni impulsive, eh? Tanto non posso fare altro, eh? Vedi? Va bene. Che pizza. Che mi devono per forza obbligare a spaccare la faccia a tutti quanti. Continua a sputare, ma perché? Uffa. Ah, vedi po'. Avanti Pikachu, Serena manda in campo Fletching. Vabbè, tu prendi di Pikachu, io mi prendo Goldfish. Con proviamo, vediamo com'è schianto. Goldfish. Ah, allora quelle botte, eh? Oh, ma che figata! Oh, questo che cavolo era? È statico, ti becchi pure sta paralizzata. Che figata che è schianto, si proprio rende bene l'idea. Adesso schiantiamo l'altro Pikachu perché sennò... Infatti... No, ma che fai? Ma c'hai quell'altro? Usa quello, no? Boom! Che figata! 336, ottimo. Corfish usa presa. E si prende il buon vecchio Fletching. Ah, ecco, questo è giusto, è il giusto verso di Flabebè. Comunque energisfera Flabebè che non lo vogliamo proprio vedere. E dai! Mamma mia, quanto sei scarso! No! Cavolo, Pikachu. Ai, il nervo, porca vacca. Auf. Ai, mi sono distrutto grattandomi le braccia, maledizione. Ehi, senti, non è un Pokémon mio, non lo voglio sentire io il rumore. Vabbè, ho capito, senti, eh. No, ma perché fai così? Maledizione, Fletching, sei scarso quanto non lo so. Oh. Vento di fata? Sì, prima di mettere Pikachu KO ce ne vuole bello. Ah, bello! Dai, forza, per favore, fai qualcosa, Fletching. Ah, santo cielo, non era difficile, eh? Mamma mia. Hai sconfitto, davvero? Ah, che figo Tierno che fa così. Eh no, non mi puoi copiare in questo maledetto modo, scusami, eh. Pensaci, diamo i soldi anche tra amici, che strana cosa. Ogni allenatore ha il suo stile personale. Questo è il bello. Allora, la nostra prossima tappa sarà Pietro. Che cos'è il Pietro di Faro? O Fari?
Non ho la più pallida idea, è inutile che mi dici giusto o non giusto. Vediamo un po'. Che figo, una grotta! Grotta tra Dunion, scorciatoia per Alto Ripoli. Per Pietrafoglia per rendere il bosco più a sud. Ah, ok. Quindi dobbiamo andare da questa parte. Se vogliamo andare alto Ripoli là. Vediamo, qui sicuramente ci trovano altri Pokémon. Per forza, dai, sono contento. Forza, vediamo qualche altro Pokémon. Che dire, sono rimasto abbastanza amareggiato. Se questi sono i nuovi Pokémon, è finita. Non guardo più nell'erba alta per almeno 3-4 puntate. Dai, su, non mi deludete, porca zozzetta. Ah, uno stormarello di Pokémon, un gruppo di Pokémonelli. Ce l'avete un fazzoletto che ho bisogno di piangere? E invece no, Fughiamo. E fuga, forza. Fuga! Che cos'è qua? Oh, una baccarella. Prendiamo la bacca. Una baccati. Oh, una Pokéball. Allora abbiamo fatto bene a venire da questa parte. Mini fungo, che non è mai servito a niente. Chissà perché continuano a metterlo. Scappiamo, va. È un altro stormo. No, che pizza. Ma io perché continuo a chiamarli stormo? Non sono stormo. È sempre gli stessi sono. Ma come si fa? Cavolo. Comunque abbiamo appena constatato che non si trovano Pokémon nuovi. Ragazzi, ma la vogliamo mettere così? Andiamo dentro la grotta. Cioè, facciamo i trasgressivi. Sì, andiamo dentro la grotta. Aspetta, meglio così. Dai, entra. E su. Forza, vediamo. Tana dei... Oh, vedi? I Zubat sono sempre da tutte le parti. E che fai? Se si trovano solo Zubat, però... Oh, che figa l'animazione. Ah, Wismu! Vediamo a che livello stanno. 13, femmina, bu, proprio. Andiamo avanti. Dai, si trovano i Zubat o i Wismur? Niente. Mi devo fidare di questa tipa? Magari ha dei Pokémon che sono di tipo roccia o terra e mi distrugge Pikachu, non mi andrebbe. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. E la fortuna ci dice che siamo andati incontro a uno Zubat. Oh, piano. Non fa bene la droga la mattina, sai? Zubat 14, sei mio. Allora, mi sa che... come facciamo adesso? Kiria, sì. Non mi ricordo se è già psico volante o buio volante, in modo tale che confusione non gli faccia troppo male. Non ne sono affatto sicuro. Eh sì, che hai fatto? Foglia magica, anzi, meglio. Che così è sicuro che non gli fa tanto male. Oh, ma che figata! È così, non gli fai tanto male, ho capito, ma così non gli fai proprio una mazza. Ok, andiamo su confusione. Ecco qua, a posto. Mi ha appena fregato. Fortunatamente si chiama... La grotta dei Zubat. Cermiglion 26. Kirlia, sei sempre più... Ma perché sali così? Cioè, ho preso l'unico Rolls che ha problemi nel salire di livello. I tuoi Pokémon sono ben allenati. Vediamo di scoprirlo. Ah, che grattatina epica la testa. Ah, alleva Pokémon. Che ci manda un Duglet. Quindi pensa un po'. Esattamente l'opposto di quello che mi aspettavo. Ah, addirittura 4 Pokémon, ma sono tutti a livello 12. Buono a sapersi. E meno 1. E Fletchinder sarà a 27. Wow. Ventagliente, ottimo, decisamente sì. Togliamo. Aspetta, sì, attacco rapido, dai. Ta-da! Scorda attacco rapido per inventarsi Ventagliente, se l'ha inventato proprio sul momento. Lit Leo, non ho la più pallida idea di che poi non sia, però mettiamo Kirlia comunque perché è l'unico veramente a un livello alquanto basso. Oh no. Ah, è lui?
se non sbaglio abbiamo... Ammazza che bestia! Super distrutto, disintegrato. Deborah manda in campo Oddish. Vuoi cambiare Pokémon? No. Dai che ci sei quasi a livello 24. Certo, se andiamo di questo ritmo però non ci arriveremo mai, eh. Vai, confusionalo! Addirittura super efficace, perché è veleno? Boh. Non ne ho la più pallida idea. E infine, Pikachu! No, non dobbiamo cambiare, scusate se metto qualche botta le dita, mi dà fastidio vedere il coso sputato. Quanto ti... Dai, forse che con Pikachu sali, eh. Vediamo un po'. Povero Pikachu. No! Uffa! Cappero. Eh no, vabbè, ormai abbiamo superato. Che cosa? C'è un blocco di ghiaccio là. Parliamo con questo tizio. Eh sì, il cavolo. Non ci è permesso a parlare con questo tizio in realtà. Ok, Wishmove. Vediamo un po' se stavolta sei maschio. Manco per niente. Bravo Wishmove, fai così, eh. Bravo. E io ti snobbo alla super grande allora. Per andare a Pietrafai devi tornare al percorso 7 e cercare un'altra entrata. Eh sì, c'è un altro blocco là. Chissà. Axiu! Sì! Sarà mio! Decisamente! Ed è anche a livello 14. Mio, decisamente, come mette, porca vacca. Io adoro proprio un drago. Ecco. Però è via, è proprio che l'ho paralizzato. Che fai? Oh, non essere così veramente cattivo, perché poi mi spaventi il povero Pikachu, eh? Dai, un altro e ci siamo. Un altro e ci siamo. Ma che c'è? Solo fumi sguardo tu, coso. Vediamo un po'. Eh no! Maledetto. Vabbè, era ovvio, cavolo. Cacchio. No, ragazzi, rimarremo qua finché... Oh, ho preso un sasso. Ah, un altro sasso. No, ragazzi, dobbiamo per forza prendere questo Axiom, lo voglio. Ah, c'è anche Meditite. Ah, vedi, però, ci sono dei signori Pokémon, eh. Sicuramente questo è... a livello 15, ottimo. Oh, vedi che devi fare, Pikachu, non dimostrare al mondo che sei sempre troppo forte. Allora, vediamo, io adesso ti faccio Tono Shock, eh. Ti avverto, te lo dico subito, preparati, perché non voglio che ci sia un altro brutto colpo, se non ti dispiace, eh. Ma vaffancina! Che cavolo! Non va bene, cavolo! Ma perché continuo? Vaffanbene. E dai, dobbiamo... Oh, maledetti sassi del cacchio, perché l'hanno messo in mezzo? Forza, cioè non ho preso nemmeno uno, per dire. Oh, santa pace, mo non ci andiamo di elettrococcola a tutto. Sì, vabbè, ho capito, se ne faccio un altro lo distruggo, quindi è meglio di no. Comunque, ragazzi, Explode in squadra. Io mi ricordo che a Rubino e Zaffiro ce l'avevo, però non mi ricordo se serviva tanto, scusate, ho fatto un movimento sbagliato. Boh. Perché comunque sia... Boh, Kirlia mi sta... Cioè, mi dispiace un sacco perché io adoro sia Gardevoir che Gardevoir. Però veramente ci mette troppo a salire di livello. E quindi comunque sia... Non sarebbe male portarsi appresso qualcun altro. Oh, io continuo a... porca miseria, devo smetterla di parlare, porca miseria. Almeno metto la mascherina davanti. No. Boh. Ok, il primo è andato, ne mancano solo altri 929.742, solo di questa grotta. Comunque stavo dicendo, sicuramente se ci sono queste cose qua, c'è qualche leggendario o cose del genere, comunque si ficcheranno i cattivi, che a proposito non abbiamo ancora trovato. C'è nessun cattivo fino adesso? Ah, vaffancina. Fughiamo. Dai, ce la dobbiamo fare, questa parte sarà...
a catturare. Ma perché? Oh. Sì, lo so, la batteria della tua console è quasi scarica. Ma non ce ne frega una super mazza. Vediamo soltanto di trovare. Oh, Zubat, la grotta di Zubat, ne ho trovato uno solo, eh. Non vorrei dire. Evento più unico che raro, che cosa cavolo fai? Beh, potremmo provare con elettrococcola anche, eh. Non vorrei dire una baggianata. Però prima tocca trovarlo, sto Zubat. Speriamo presto. Speriamo presto. Dai, va bene, ci sta anche bene meditate, dai. Se non fosse femmina! Accidenti. Oh, Pikachu, quasi 26 o 27, non mi ricordo. Mi sa 27, però. Cavolo, veramente, c'ho dei Pokémon troppo forti per essere solo alla seconda palestra. Anzi, non ci sono nemmeno arrivato. Oh, Zubattuccio. Potremmo metterlo in squadra subito per farlo evolvere in Crobat con l'amicizia? Io ho paura, però. Non voglio guardare. Io non sto guardando veramente, eh. Grande! Quanto ha resistito? Dai, oh, nemmeno di poco. Pecchiamolo, sì, grande. Mi sa che me lo metto in squadra, sì, decisamente. Oh, anche Axiu, cacchio. Sì. Boh, forse sì, me lo metto in squadra. Vai, Zubat e Zubat, insomma, di che cosa stiamo parlando. Certo, però è strano sentirsi dire da uno, ah sì, mi metto in squadra Zubat, uno dei Pokémon meno utili del mondo. Però meglio, almeno si chiappa un po' di amicizia, almeno per adesso, tanto ci sono un sacco di Pokémon che non uso. Per esempio Fletchinder, non lo sto usando mai, quindi molto probabilmente metterò lui per Zubat. E poi Axio, che posso levare? Tanto giusto un po'. Basta che me lo porto un attimo appresso e via. No, sbagliato. Dai, 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 dai. Vediamo cosa riusciamo a fare. Parabam, pam, parabam. Dai, meditate su. Per favore. Fammi codesto piacere. Grazie. No, ovviamente meditate no, perché Medicham lo trovi da tutte le parti, penso. Insomma, è sempre stato così. Andiamo a suon di elettrococcola finché non... Oh, ma che figo! Che figata epica! Ok, it's time to catch! It's time to catch! È il momento di catturare, signori e signori! Comunque, ragazzi, vogliamo mettere... Diciamo che la mia guida è piena zeppa di Pokémon da catturare, insomma ci riusciamo quasi sempre. Quindi che ne dite? Mettete un bel like per tutte le catture che facciamo e se pensate che sia una delle migliori guide per quanto riguarda cattura di Pokémon, sarebbe molto bello saperlo. Sì. E io personalmente vi darei tanti bacetti a tutti quanti, ma non posso perché vi sbaverei tutti. No? E non è un problema da poco essere sbavati, decisamente. Du 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 ti ri 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 tim paru ri tum paru ri ru ri ru ri rum paru ri rum. Dai, Axiu, forza, lo so che ci sei. Non ho detto così, ti chiami per. Comunque nel frattempo decidiamo, no, niente lotta, decidiamo che Pokémon levare per Axiu. Quindi abbiamo detto per Zubat Fletchinder, che comunque riprenderemo sicuramente, non ci sono problemi, non vi spaventate, abbiate fede. Sempre se lo ritroviamo, intanto dobbiamo dire, dobbiamo specificare. Allora, fuga. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Non mi viene niente, cioè, Pikachu non ci penso per niente. Kirlia mi dispiace. E lo starter Quilladin non manco per niente. Rimangono Charmeleon e Combusken. Però sono Charmeleon e Combusken. Insomma, non stiamo parlando mica di tizi così, a buffo. Vabbè, diciamo che per Axiu c'è tempo. Prima facciamo diventare Crobat e Zubat e meglio è. Quindi sì, per adesso ci teniamo. Cioè Axiu lo prenderemo dopo. E dai, ma dice, comunque Pikachu, perché hai fatto...
Maledizione, però. A quest'ora non avevamo problemi, l'avevamo già trovato. E non c'erano problemi, appunto. E invece siamo qui a fare avanti e indietro per questa parte di grotta che non è nemmeno tutta. Che poi è bellina, diciamocelo. Oh, un altro Zubat, chi l'ha proprio mai detto? Comunque, giusto per la cronaca, Zubat è nero se è shiny. E vediamo, se ve ne accorgete, io magari vado avanti e indietro senza nemmeno più dare retta. Ditemelo! Ma perché continuo? Oh, porca miseria, è troppo più buono il trackbat e io continuo ad andare sulle maledette freccette? E dai, Axi, potresti uscire di nuovo, per favore? Per favore. Dai, sono bravo a supplicare. Dai, me lo sento questo qua, è lui. È proprio lui, io. Cavolo. Uffa. I momenti di suspense si palpano. Diciamo che tra un paio di minuti smettiamo, anche perché mi si sta per scaricare tutto, quindi in caso me lo catturo da solo. Insieme a Krogank. Cacchio, anche Krogank sarebbe bello da avere. Ehi, vabbè, buonanotte. Maledetto Zubat!